telefonare col dopo barba che sa di pioggia a 24 ore perduti nel Corriere della Sera, nel va e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene sera, a volte un uomo è da solo, perché ha in testa strani tali, perché ha paura del sesso, per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro. Perché la vita è là, già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come si ha, senza violentarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Grande Claudio, bravo. Sono uomini soli per la sete d'avventura, perché han studiato da prete o per 20 anni di galera, per madri che non li hanno mai svezzati, per donne che li hanno rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per noi. Ma Dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non si ha un cielo, e se l'uomo perde il filo è soltanto un uomo solo. Grazie. Bravissimo Claudio, bravo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, troppo buoni. Allora